Questo perché? Perché, come avete visto dalla scheda del bestiario, appunto, James è consapevole di quello che ha fatto, e siccome questa è un'incarnazione dell'inconscio di James, che ad un certo, in un certo modo cercava di autopunirsi, ecco, arrivata la consapevolezza, muore questa parte inconscia. E quindi muoiono queste due teste a piramide. Infatti lui se n'è accorto, piramide testa, non si muoverà più. Sembra che abbia in mano qualcosa. Ho un uovo scarlatto. Bene. Recuperiamo anche l'altro da qui. Ho un uovo color ruggine. Perfetto, a questo punto dobbiamo inserire le due uova qui dentro. Perfetto. Andiamo all'altra porta e inseriamo l'uovo color ruggine. A questo punto si presenterà, diciamo, l'ultimo capitolo, l'ultima fase di gioco, e comunque vi invito per il finale Water ad ascoltare tutto quello che accadrà, quindi a non superare subito le porte oltre questa qui, ecco, la porta che ci sarà oltre questa qui, ma a fermarci se vogliamo ottenere il finale Water. Quindi, pronti? Ancora avanti, attraversiamo queste. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusted. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs. You look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! No use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Yeah. Don't come back! James! Wait! Please don't go! Stay with me! Don't leave me alone! I didn't mean what I said! Please, James! Tell me I'll be okay! Tell me I'm not going to die! Help me! Ecco fatto, se avete ascoltato tutto, a questo punto non ci resta che andare avanti e aspettarci per forza il finale Water. Qui. Dunque, piove, beh, cacchio se piove. Magari queste gocce di pioggia magari raffigurano uno stato interiore di James, ecco, un suo malessere, una sua tristezza, ecco, in un certo senso. Dobbiamo continuare a salire praticamente, fino a che non arriveremo praticamente al tetto dell'hotel. Eccoci, ci siamo quasi. La scala è andata via. Che bello. Mary? Wrong again. Mary's dead. You killed her. Maria? Maria, I'm done with you. What do you mean?
but I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. Now I understand. The problem is, you're not married. No, James. I won't let you. I'll never let you have your Mary back. Mary, dunque, l'area di questo mostro è l'hotel. Le caratteristiche: è sospesa nel vuoto, attacca con un tentacolo ed è accompagnata da alcuni insetti. Interpretazione: dunque, incarna il conflitto emotivo di James durante gli ultimi giorni di sua moglie Mary. In pratica, beh, nulla di più semplice. Ecco, si tratta appunto dell'incarnazione di, diciamo, del dolore che ha provato James durante gli ultimi giorni di vita di sua moglie. Ecco, l'ultimo boss del gioco, e beh, non c'è nient'altro da spiegare. Ragazzi, wow, ultimo combattimento. Bene, ricarichiamo le nostre armi per cominciare. Impugniamo quella più potente a questo punto e cominciamo a metterci in un angolo per poterla sparare. Ah! Cacchio. Attenti soprattutto a questi attacchi con gli insetti. No, dove cacchio spari? Vi assicuro che è una cretinata, probabilmente più facile addirittura dei Prime Dead che abbiamo combattuto prima. Ah. Ecco, siccome quest'arma è abbastanza lenta, direi, ecco, di prendere la doppietta. Attenti! La doppietta è molto più veloce sicuramente e comunque ha una potenza d'attacco media. Comunque non ci vorrà molto prima di poter vedere questo boss praticamente al tappeto, ecco. Fidatevi del vostro buon vecchio salvoker. Ah! Ucci, sento odor di demon. Ucci. Ecco, praticamente le perdite di sangue si fanno più sostanziose. Segnale che sta cedendo. Via. No, dai, via sti cose, ste cose. Attenti soprattutto al tentacolo che mi ha beccato praticamente non so quante volte. Lasciami. Cercate di tenere sempre sotto controllo la salute. Non curarvi subito, ma comunque, ecco, prima o poi va fatta una piccola rivisitata alla salute. Siamo quasi, forza.
ci è mancato pochissimo praticamente. Allora, rimanere forti. Muoppa. Ecco, sta cominciando anche ad urlare. Buon segno ragazzi. Adesso avvicinatevi e datele l'ultimo colpo di grazia. Io preferisco farlo con questo. Con stile.